Nelle prossime ore l'ufficialità, ma Tommaso Cancellotti è un nuovo giocatore del Pescara. L'esterno destro arriva dal Perugia e due stagioni fa era stato in forza al Teramo. Arriva in riva all'Adriatico con qualche anno di ritardo, visto il forte interesse dei biancazzurri nei suoi confronti quando poi decise di legarsi al Brescia nella stagione 2017-2018. Con Cancellotti, Gaetano Teri vede sistemata la fascia destra dove c'è già Zappella. I due saranno le alternative in quel binario. Sul fronte sinistro c'è già Anzità e a breve potrebbe arrivare Paolo Frascatore, in una operazione che il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e il DS Luca Matteassi stanno imbastendo con la ternana dell'ex dirigente del Pescara Luca Leone. Le Fere vogliono rinforzarsi per la B e hanno puntato Frederik Sorensen. L'uscita del difensore danese sarebbe compensata dagli innesti dello stesso Frascatore e di Guido Marilungo. Per il 29enne esterno sinistro si tratterebbe di un ritorno a Pescara, dove era arrivato con Gianmario Piscitella in prestito dalla Roma nell'estate 2013 alla corte di Pasquale Marino, che guidava un delfino reduce dalla retrocessione dalla A alla B. Trovò poco spazio, appena 5 presenze, e a metà stagione andò via, destinazione Regina. Guido Marilungo in Abruzzo ha giocato a Lanciano nella stagione 2015-2016, arrivando in prestito dall'Atalanta. Il suo innesto andrebbe a completare il reparto dei centravanti con Ferrari e De Marchi. C'è poi grande attesa che si è generata nelle ultime ore intorno al portiere Vincenzo Fiorillo. A maggio la sua partenza era uno scenario ipotizzabile, poi tutto è cambiato e la permanenza sembrava scontata. Ora sul portiere è piombata la Salernitana, che lo vorrebbe come esperto dodicesimo, e una partenza di Fiorillo al momento è tutt'altro che da escludere e andrebbe ad aprire una nuova necessità di mercato per il Pescara, quella del portiere titolare, oltre alle indicazioni già date da Sebastiani. Ma io credo che faremo sicuramente, poi dipenderà un po' dalle uscite, perché è evidente che se là dietro esce qualcuno Sorensen potrebbe essere uno di questi? Potrebbe essere uno di questi, e a quel punto dovremmo sicuramente prendere due pedine lì. Stiamo cercando, a destra siamo a posto perché con l'arrivo di Cancellotti siamo a posto, a sinistra se dovesse uscire un giocatore sicuramente dovremmo andarne a prenderne un altro. E poi bisogna capire a centrocampo che cosa succederà, e là davanti credo che siamo già abbastanza coperti, però sicuramente qualcosa. Io credo che un paio di giocatori in difesa e un paio tra due o tre tra centrocampo e attacco. Il presidente del Pescara parla del possibile girone B e dell'obiettivo stagionale. Hanno vinto quelli del nord e quindi poi fondamentalmente non è vero che il girone C è più forte del girone B o del girone A. Tutti i gironi sono ugualmente importanti, noi dobbiamo pensare a giocare, quindi qualsiasi girone sarà, ci dobbiamo mettere veramente tutto l'impegno di questo mondo, perché dobbiamo cercare di fare una stagione da protagonisti. Risalire subito in Serie B è l'obiettivo? Ma l'obiettivo è di fare una stagione da protagonisti, poi dipenderà, se siamo bravi torneremo in Serie B subito, se non lo saremo bravi vuol dire che bisognerà fare sacrifici ancora.